Incredibile, mi faccio un giretto turistico. Questo cos'è? Questo cassettone? Qua ci sono delle fotografie. Io sono stato in Albania 3 anni a fare impianti d'olio. Quando sono andato nell'87 erano così. C'erano i distributori dentro una gabbia perché rubavano tutto. Il gestore, Addirittura. il gestore passava la pistola attraverso l'inferriata, ma era dietro col fucile. Chi Addirittura. partiva senza pagare gli sparava dietro, basta. Ma era una cosa che succedeva quasi tutti i giorni, una cosa normalissima. Questo dove in Albania, scusi. Sì, in Albania. Quindi una non poteva dire. No, no. E guarda, il Pegaso della Mobilola all'inizio era girato a sinistra, poi negli anni 60, quando c'è stata la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, perché la Russia mandava Sì. missili a Cuba, l'hanno girato a destra. Oh, caspita. Ma non si è accorta nessuno, nessuno ci fa caso, veramente. Però lei. E io essendo nel giro, e queste sono le fotografie del museo quando era Palazzolo, che là era più sul moderno, no? Però chi l'ha visto là e qua dice, ma qui è più bello, è pintore Sì, antico. beh, poi con questa villa qui stupenda, è incredibile, anche perché ci vuole spazio, eh. Sì. No, ma anche là ce l'avevo perché il capannone era 12.000 metri, un pezzetto l'avevo Quindi messo. era dove lavorava, Sì, dove aveva la Palazzolo, sede prima, dove avevo insomma. l'impresa, Sì, sì. sì, sì. Beh, guardi, è uno spettacolo. Mi aspettavo qualcosa, ma non una raccolta di così grande. Sì, restano tutti un po' meravigliati, sì. Sì, Perché si perché. aspettano tutti di vedere quattro rottami messi lì in qualche modo, no? No, sa, Invece. No, beh, rottami no, perché insomma si capisce, però di meno come ma i distributori sono 200, ma con i cartelli e i gadget passiamo i 6.000 pezzi. Mamma mia. Ma infatti io ho visto, è una cosa. Si va avanti, dimmi poi. Una cosa incredibile. Eh sì. Complimenti per la passione e il lavoro che ha fatto in No, tantissimi anni.